E adesso lo spazio va al calcio e andiamo a vedere l'esito della conferenza stampa di questa mattina in casa della Pescara Calcio. Buon pomeriggio Marina, è terminata da poco la conferenza stampa del tecnico biancazzurro Gaetano Auteri in vista del derby di domani, fischio d'inizio alle 17:30 a Teramo. La novità sostanziale è l'assenza di Mirko Drudi, che non verrà convocato per un problema fisico, regolarmente disponibile Pompetti. Andiamo ad ascoltare allora le parole del tecnico Gaetano Auteri. Buongiorno mister, se vuole ci può dare Preso la palla al balzo. No, vabbè, come al l'informazione. solito sono dei dubbi, comunque stanno tutti bene, a parte Drudi che a titolo precauzionale c'ha un piccolo problemino e quindi non fa parte della lista, il resto ci sono tutti. Pompetti quindi si è allenato regolarmente. Sì, Pompetti ok, solo Drudi. Dove ha qualche dubbio, se ce lo può dire? Ma è un po' nel reparto d'attacco perché poi siamo alla terza partita praticamente in 7 giorni e poi forse un po' dietro. Ma più o meno per grandi linee daremo continuità a quello che abbiamo fatto fino adesso, Chiedo nell'ultimo l'ultima cosa periodo. io, poi lascio il microfono ai colleghi. Volevo capire se nel reparto arretrato, Frascatore ad esempio, che ha fatto molto bene la partita Ma sia quando è entrato sia in campo, Frascatore entra se sta come. bene, volevo sapere Ma fisicamente se ha sono bisogno. piccoli dettagli, adesso chi giocherà fra l'uno e l'altro, o la posizione di Veroli che si è riposato. È stato squalificato, sono veramente piccoli dettagli. Non lo so, deciderò all'ultimo momento, ma piccole cose, sì, ma stanno tutti bene, sì. Se sentiamo l'atteggiamento che ha il Teramo, ha sposato un tipo di progetto tecnico che a lei piace. Come interpreta secondo lei il Teramo questo 3-4-3? Quali sono le difficoltà della partita? Ma non c'è tanta differenza rispetto a quello che il Teramo faceva prima, cambiano alcune posizioni in campo. Comunque è una squadra propositiva, una squadra che costruisce molto, che fa del possesso così come il Cesena e così come queste due squadre sono totalmente diverse dall'Olbia. Olbia costruisce poco, articola poco il gioco, preferisce fare un calcio più diretto andando a cercare subito gli attaccanti, invece Cesena e Teramo chiaramente con le dovute proporzioni sono squadre diverse ma di buon valore. Giocano di più e quindi non c'è tanta differenza. Noi ci dobbiamo preparare bene da questo punto di vista nell'aggressione, nella chiusura degli spazi ed evitare di farci chiudere, di farci aggredire, perché comunque è una squadra che porta una pressione alta al Teramo. Mister, le volevo chiedere dal punto di vista tattico, che partita chiede al Pescara domani? Dove deve essere bravo? Una partita aggressiva, intensa, fatta di ritmi e fatta di idee quando abbiamo la palla, che poi è un campo dove si può giocare. Una partita sulla falsariga dell'ultima che abbiamo fatto, dove bisogna giocare con grande intensità, non dare punti di riferimento e tenere bene il campo, ma sono tutte cose che abbiamo fino a stamattina provato in tutte le fasi, insomma, quando avremo palla, quando non avremo palla. Chiedo le ultime due cose da parte mia, anzi tre rapidissime. Se Janes sta bene, visto che non ha Sì, giocato sta con il bene, Cesena, sì. Janes sta bene. Lei prima poco fa parlava anche che aveva qualche dubbio in attacco perché è la terza partita in 7 giorni. Riguarda anche Clemenza questo dubbio, non per le qualità del giocatore, Potrebbe per. essere, gli altri stanno bene, Ferrari è un giocatore che sta bene perché poi lo abbiamo risparmiato con l'Olbia, 30 minuti, ne ha fatti 70, Sì. bene, molto bene col Cesena, è un giocatore che dopo 4 giorni ha recuperato, se avesse fatto 3 partite piene in 7 giorni, vi garantisco che Perché Clemenza è per l'unico domani che non non è lo mai avremmo uscito. avuto, ognuno conosce i propri, non lo avremmo avuto al 100%, poi un giocatore può giocare, può stare in campo, ma essere al 100% è un'altra cosa. No, tutti entrano nelle competizioni. Rauti sta bene, ma anche Dursi sta molto bene. Cernigoi sta bene, ma Ferrari sta bene. Chi potrebbe Quindi, giocare in Clemenza è un Clemenza? giocatore che recupera. Clemenza è un giocatore che, a differenza degli altri, ve l'ho già detto altre volte, è un giocatore che fa 90 minuti, siccome ha un'ottima soglia aerobica. Lui è un giocatore che recupera molto presto, e ha un'ottima capacità di recupero. Quindi, Clemenza è un giocatore pronto per essere al 100% nella gara. L'altra domanda che le devo fare
fare era se anche magari non nella partita di domani ma in prospettiva futura, nel nuovo assetto, c'è possibilità di vedere tre attaccanti dietro la punta centrale, Clemenza, Dursi, Rauti dietro un attaccante con due centrocampisti centrali? O è troppo? Ma questo non lo so, già giochiamo con tre, quindi tre più, bisognerà vedere tante altre cose, sono cose su cui ci addestriamo, ma sono cose su cui ci addestriamo, ma anche ad esempio un giocatore che è in Zita, che ultimamente sta interpretando quel ruolo, è perché viene addestrato in quel ruolo, è perché avendo fatto delle scelte, giocando in un modo leggermente diverso, anche nella gestione degli allenamenti, ma lui è un ragazzo che può giocare anche in quel ruolo. Diambo sta benino, cioè nel senso che ha recuperato, ma è chiaro che è un giocatore che ha bisogno di un pochino di tempo. Una questione fisica, una questione di essere calato nei sintomi? Ma no, ma Gerardi ha giocato, no, è un giocatore che è arrivato dopo, ha giocato col Gubbio, ha giocato con la Reggiana, nell'ambito delle partite infrasettimanali, in quel periodo è entrato e uscito come possono uscire o entrare, o come è già capitato a Illanis ad esempio di entrare e uscire in questo periodo. Ma questo perché? Perché abbiamo dei difensori che più o meno sono tutti sullo stesso livello, per cui sono tranquillo da questo. Poi magari chi non giocherà domani giocherà la prossima volta, ma perché gerarchie di sicuro io non ne faccio, poi mi baso sempre su quello che vedo in allenamento, poi tocca a me fare le scelte, quindi vanno accettate. Queste dunque, Marina, le parole del tecnico biancazzurro Gaetano Auteri. Giocherà Ferrari titolare in attacco, giocherà Pompetti e dovrebbe toccare a Iannes al posto dell'infortunato Drudi in difesa. Nel ruolo di terzino sinistro, ballottaggio, Frascatore, Veroli che ha scontato il turno di squalifica. A te.